Ci occupiamo adesso di un tema di cui si sente molto parlare, se ne parla anche magari, diciamo, non in ambiente medico, perché l'ansia da Covid è una cosa che ha colpito tantissime persone in questi mesi. Ci sono difficoltà varie che si devono affrontare nelle ultime settimane e molto spesso di questa si tende a parlare poco, ma attraversa molti di noi, appunto, questa minor tenuta psicologica. Ne vogliamo parlare questa mattina con Alessandro De Carlo, che è un giovane psicologo che ha dato il proprio sostegno proprio durante il primo lockdown a molti medici del Padovano e subito dopo ha avuto l'iniziativa, ha avuto l'idea di aprire una piattaforma per sostenere con la terapia a distanza proprio coloro che avessero un po' di sofferenze, di ansia da Covid. Allora, intanto buongiorno al professor, al dottor De Carlo, grazie per essere con noi. Buongiorno, buongiorno a voi radioascoltatori. Buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, Alessandro, raccontaci la prima parte, il sostegno psicologico che hai dato a molti medici nel Padovano nel primo lockdown e cosa significa occuparsi dell'ansia da Covid in questa fase, in una fase, diciamo, più critica, ma anche, diciamo così, accompagnata dalla speranza. Beh, allora, intanto dobbiamo distinguere, in quel caso si trattava degli operatori sanitari, di medici e infermieri, quindi gente in prima linea, estremamente esposta a un momento molto difficile, ma molto formati e anche pronti a essere lì dove erano. Il direttore Scibetta mi chiese, siccome avevo appena sviluppato un protocollo innovativo per l'utilizzo della realtà virtuale, di andare all'ospedale di Schiavonia con il mio team universitario e di fare sostegno dal vivo utilizzando dei visori di realtà virtuale con medici e infermieri, ed è stata una prima mondiale, tanto che ce lo stanno chiedendo ospedali americani adesso questo protocollo, e siamo riusciti ad avere un grande effetto di supporto per la gestione dell'ansia e dello stress grazie all'incrocio tra psicologia e tecnologia fatta in loco nell'ospedale di Schiavonia, che è dove c'era Vo' Euganeo, i primi morti in Italia l'anno scorso per Covid, quindi un posto veramente di frontiera, molto difficile, una situazione molto complessa, molti del personale sanitario malati nella primissima fase, lì si trattava di un caso molto molto forte. Oggi è diverso, oggi sappiamo di più sul virus e sicuramente con le difficoltà che aumentano perché si protrae questa pandemia, cerchiamo anche di avere un po' di speranza perché pensiamo che se ne uscirà prima o poi. Ah, su questo non c'è il minimo dubbio, lo insegna la storia, lo ricordavamo anche stamattina. Dottor De Carlo, in che cosa accompagnava, che tipo di esperienza offriva attraverso l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale ai colleghi, perché stiamo parlando in definitiva di colleghi nella prima esperienza, e lei in questo modo ha anche fatto giustizia di quell'idea che, per esempio, la realtà virtuale sia una sorta di luogo lisergico, no? Dove ti stacchi dal mondo. In effetti, in realtà, non è così. Sì e no, un po' ti stacchi dal mondo, ma nessuno ama farlo, per la verità, ancora da solo. Difficilmente uno si spara alla realtà virtuale da solo in salotto. Con un professionista a fianco, che vede tramite un tablet quello che vede la persona dentro la realtà virtuale, questo è molto più fattibile, per cui è a metà. Diciamo che o si utilizzavano degli ambienti per aiutare la respirazione diaframmatica, quindi che davano il tempo alla respirazione, una cosa che si usa anche negli atleti di punta, oppure si facevano degli esercizi legati alle esperienze positive. Facciamo un esempio, un esercizio di psicologia classico è chiedere di pensare a un proprio successo personale, a come ci si è arrivati, cosa si è messo in campo per realizzarlo, quali sono state le conseguenze, come ci si è sentiti. Bene, con la realtà virtuale io aggiungo a questo esercizio l'andare fisicamente nel luogo dove quel successo si è concretizzato e quindi ad avere un impatto emotivo e un supporto al ricordo molto, certo, più forte. Quindi c'è il luogo la parte del visiva, ricordo, e certo, per generare una reazione positiva. Molto interessante. Molto interessante. Molto interessante. Solo, volevo chiedere una cosa. Mi ha molto incuriosito. Prima il dottore ha detto l'anno scorso, facendo riferimento al lockdown. In realtà è stato quest'anno e mi ha colpito perché c'è necessità di prendere le distanze. Sì, ma io ho ragione, in anni accademici, pardon. L'anno scolastico. O anche scolastici, esatto, cioè a settembre si parte. Sì, da universitario per me l'anno va. Ma è così, l'anno scorso sì, è prima di giugno praticamente. Sì, pardon. Anche fiscali, i bilanci si chiudono in giugno. Quindi. Magari De Carlo un giorno ragioneremo sulla differenza tra la terapia a distanza e la terapia in presenza, così come nella scuola, anche nella psicologia
molte cose sono cambiate, ma lo faremo un'altra volta perché il nostro tempo a disposizione è scaduto. Grazie ad Alessandro De Carlo per essere stato con noi. Buona giornata e buon lavoro. Buona giornata e buon lavoro.